Innanzitutto, è vero, non sono una psicologa, sono un avvocato, per cui se durante la mia esposizione dovessi usare della terminologia un po' scura e troppo specifica, ecco, avete la manina, alzate la manina e io mi fermerò e potrò in qualche modo magari andare a parlare in maniera un pochino più semplice di quelle che sono alcune situazioni o alcuni ruoli giuridici che invece poi di cui andremo a parlare. Mi sono chiesta molto perché sono qui oggi con voi e non qualcun altro, forse perché oltre alla mia competenza come avvocato che si occupa di minori da tanti anni, perché collaboro col Tribunale dei Minorenni, col Tribunale Ordinario, forse un'altra cosa che passa è proprio la mia passione. Io adoro lavorare con i bambini, adoro lavorare con la rete. Fin da subito percepisci che l'unico modo per essere efficace e tempestiva quando lavori con i bambini è proprio quello di fare rete, riuscire a fare rete e naturalmente fare rete non soltanto con tutto l'apparato giudiziario che naturalmente è un po' la regia di questi procedimenti, ma anche con voi avvocati, con voi psicologi. Per cui io vi ringrazio tantissimo Savera per questa opportunità, perché ci dà proprio modo di poter evidenziare quali sono i punti di forza che insieme possiamo, sui quali possiamo lavorare, ma anche magari alcune piccole criticità sulle quali insieme a maggior ragione possiamo cercare di trovare delle soluzioni. Tutti i procedimenti, diciamo, di adottabilità si aprono proprio con la nomina di un difensore sia per i genitori che per il minore, ed è questo il mio ruolo. Io spesso vengo appunto nominata curatore speciale ed è proprio la modalità per la quale la voce del minore entra nel procedimento. Il curatore quindi fa proprio questo, ha proprio il ruolo fondamentale di introdurre nel procedimento e di illustrarlo quello che è proprio l'interesse principale del minore e quale obiettivo supremo da portare avanti nel procedimento. Iniziamo però dandovi qualche dato, perché mi sembra proprio importante darvi qualche dato. Allora, nel 2020 i minori fuori dalle famiglie erano 28.500. Di questi 14.200 più o meno in affido eterofamiliare e 14.200 in comunità. Il dato in Lombardia, io mi scuso, però il dato che ho, diciamo, che sono riuscita ad avere è soprattutto quello lombardo, quindi in Lombardia di questi sono i minori, quindi tra fuori famiglia sono 3.900, di cui 1.750 in comunità. Di questi 1.750, il 20% sono minori di 6 anni, quindi sono proprio nella fascia più fragile, dei 0-6 anni. Ma come sono queste comunità che accolgono appunto la fascia d'età 0-6 anni? Dal 2006 non esistono più quelli che nello studio vengono proprio denominati come orfanotrofi. La legge 2000, del 2149 ha proprio diciamo, sancito la chiusura di strutture di questo genere. Oggi si parla di due realtà, si parla di case famiglia nelle quali una coppia gestisce un numero, diciamo, massimo di 6 minori, ovvero invece di comunità educative o terapeutiche, gestite quindi da personale professionale, dove per ogni unità di offerta sono previsti al massimo 10 minori, quindi con un rapporto di un operatore ogni 5 bambini. Quindi per ogni unità operativa abbiamo un responsabile, un rapporto appunto di 1 a 5 come educatore. Normalmente insieme agli educatori diciamo, i minori sono anche assistiti da volontari e durante la notte, anche invece nel periodo del 22.06, abbiamo normalmente
professionale che però non è richiesta essere, diciamo, un educatore, quindi non è richiesta una laurea in scienze dell'educazione. Normalmente è una persona che da tempo lavora nel settore, ma non è richiesta, diciamo, la laurea. È un dubbio che quella dell'educatore di comunità è un lavoro molto di responsabilità e anche emotivamente molto faticoso. I turni sono di circa 7 ore, si lavora 6 giorni su 7 e questo fa sì che ci sia un forte turnover. Mediamente un educatore resiste al massimo 2 anni, questo è purtroppo di media l'avvicendamento che abbiamo in Italia tra gli educatori. È effettivamente un lavoro molto impegnativo e totalizzante, ma proprio per questi dati, a maggior ragione, noi capiamo quanto e perché è così importante essere tempestivi. Come permanenza nelle comunità, noi abbiamo più o meno il 70% dei minori in comunità rimane sotto i 2 anni. Questo però prendendo come fascia di età i 0-17, quindi nella fascia 0-17 il 70% dei ragazzi, dei minori, rimane meno di 2 anni. Abbiamo una residua, diciamo, percentuale di un circa il 30% invece di minori che permangono oltre, ma questo dato è più preoccupante sulla fascia invece dell'affido, perché nell'affido è familiare invece sempre nella fascia d'età 0-17 addirittura invece la percentuale è quasi rovesciata. Abbiamo oltre il 60% di ragazzi che rimangono in affido eterofamiliare per oltre 2 anni, per cui sicuramente questo sarà poi un dato molto importante per poi discutere di un'apertura che negli ultimi anni vediamo e sull'adozione col mantenimento dei rapporti, di cui il Riccardo poi mi stimolerà nella discussione. Perché effettivamente anche una riflessione tra adozione e mantenimento dei rapporti alla luce di questi dati decisamente preoccupanti potrà essere, secondo me, molto interessanti. Ritornando a quella che è proprio un'esigenza di tempestività, è indubbio che anche noi curatori, naturalmente, nella costante attenzione di quello che è nell'interesse del minore, non possiamo non tenerne conto. Come curatore, nel momento in cui ho bambini in età scolare, nella maggior parte delle volte l'assistente sociale, soprattutto nelle prime volte, vai a conoscere il bambino, per cui hai la possibilità proprio di cominciare a instaurare un rapporto con lui. Sapete qual è la domanda che spesso e volentieri mi fanno quasi tutti i bambini? Mi chiedono quanto tempo rimarranno qui. Quando vado in comunità mi chiedono proprio: ma signora, quanto tempo rimango? È proprio toccante questa domanda, ma viene fatta, ed è per questo che la tempestività è uno degli aspetti che maggiormente tutti quanti dobbiamo tenere da conto e lavorare. Ho la fortuna di lavorare per il Tribunale, molto spesso per il Tribunale dei Minorenni di Milano, e devo dire che effettivamente per quanto riguarda Milano si ha molto a cuore questo aspetto. Diciamo che la media di durata di un procedimento di adottabilità normalmente è, come media, è 1 anno e mezzo, quindi insomma come tempo direi che siamo assolutamente all'interno di quella fascia dei 2 anni che lo studio di cui stiamo appunto parlando ci tratteggia come estremamente importante, no? Quindi per il tempo di 2 anni che addirittura poi si va a maggior ragione a contrarre nel momento in cui invece i minori
adottabilità non hanno genitori che li hanno riconosciuti. Lì addirittura il Tribunale per i Minorenni di Milano riesce a chiudere un procedimento di adottabilità all'incirca tra un mese e un mese e mezzo. Per cui insomma, ecco, decisamente si sta cercando sempre più spesso di contrarre i tempi. Altri numeri che mi sembrano importanti, perché naturalmente la tempestività non si può non coniugare con il volume e il carico di lavoro, perché è indubbio che più carico di lavoro i tribunali hanno, più è difficile poi essere tempestivi. Allora, diciamo che normalmente negli ultimi 10 anni le procedure di adottabilità erano abbastanza, il numero era abbastanza stabile, si aggirava tra i 120 e i 140 procedimenti aperti. Purtroppo però negli ultimi 3 anni i numeri si fanno più preoccupanti. Addirittura nel 2018 sono stati promossi 193 procedimenti di adottabilità, nel 2019 185 e nell'ultimo anno un po' calati sono 144, ma comunque sempre un numero maggiore rispetto alla media degli ultimi 10 anni. All'interno di questi numeri, quindi all'interno dei 185 procedimenti di adottabilità del 2019, 84 sono state le pronunce di adottabilità. E invece nel 2020 sui 144 procedimenti aperti abbiamo, sono conclusi con l'adottabilità ben 83 sentenze. 83 sentenze di cui, rimanendo soltanto sul 2020, 54 sono bambini di cui riconosciuti almeno da un genitore e 29 invece minori i cui genitori non li hanno riconosciuti e quindi per la cui la procedura è stata molto più veloce. È indubbio che in tutte le procedure, nei procedimenti nei quali i minori hanno comunque dei genitori, oltre alla tempestività, noi curatori, ma tutta la rete, deve comunque avere una attenzione molto particolare a perseguire, al bilanciare gli effettivi interessi, perché noi da una parte abbiamo il diritto del minore sancito all'articolo 1 della legge di adozione, che il minore ha diritto di vivere e di crescere nella propria famiglia d'origine, con invece bilanciare il diritto del minore invece ad avere la possibilità di crescere in armonia, eventualmente anche in una diversa situazione familiare, allorquando non vi è possibilità alcuna di un recupero della situazione della famiglia d'origine. E questo perché? Perché infatti il presupposto per un'apertura di un procedimento di adottabilità è proprio una situazione di abbandono morale e materiale di questi minori. Ma dove stanno, di più le criticità nelle quali magari insieme possiamo cercare di trovare delle soluzioni? Perché a volte abbiamo dei procedimenti che magari vanno avanti un po' di più, no, di un anno e mezzo, a differenza magari di altre? Perché perché ci sono vari step nella procedura. Allora, quando viene aperto un procedimento di adottabilità, viene nominato un giudice, nel momento in cui il giudice riceve il fascicolo, naturalmente la prima cosa di cui necessita è una valutazione, quindi una fotografia della situazione. Ma è indubbio che la situazione, per essere fotografata, deve essere fotografata da tutti quanti gli aspetti. Quindi potremmo avere dei genitori che hanno problematiche di tossicodipendenza, ovvero dei genitori che sono in carico già dal CPS, per cui ecco che a quel punto, nel momento in cui anche gli viene chiesto nell'immediatezza una fotografia, quindi quella che noi chiamiamo la valutazione psicosociale
sociale della situazione, lì è fondamentale che tutti gli operatori siano tempestivi. Purtroppo a Milano abbiamo tempi di attesa molto lunghi anche per la presa in carico, per esempio, del CPS, per una valutazione del CPS, per una valutazione della UOMPIA. Ecco, ci sono, diciamo, dei tempi che purtroppo sono legati a una burocrazia che noi curatori, ma gli stessi, diciamo, tribunali possono fare veramente molto poco. Ecco. Altra criticità, per esempio, è legata anche agli spazi neutri. Nel momento in cui vengono aperti i procedimenti di adottabilità, il minore viene normalmente allontanato dalla famiglia d'origine, se possibile inserito in una comunità mamma-bambino, ma altre volte invece non è possibile l'inserimento mamma-bambino e quindi il minore viene inserito in una comunità per soli minori, ma si apre poi anche l'esigenza che vengano osservati, venga osservata la relazione con i genitori. Come quindi viene osservata questa relazione? Viene osservata attraverso gli spazi neutri. Lo spazio neutro è un momento in cui, appunto, con la presenza di un educatore, il minore allontanato incontra il genitore. Milano, forse proprio per i numeri che trattiamo, ha un tempo di attesa di attivazione dello spazio neutro abbastanza importante. E quindi ecco, questa per esempio è un'altra criticità nel quale sia diciamo noi curatori che tutto l'apparato con i quali lavoriamo non possiamo più di tanto fare, abbiamo dei tempi di attesa. L'altra criticità, per esempio, dello spazio neutro è la frequenza. Proprio perché i numeri sono alti, la frequenza normalmente di uno spazio neutro per i genitori è una volta o due volte al mese. Allora, questa frequenza è una frequenza che assicura effettivamente, per esempio, una valutazione del legame? Qualche dubbio c'è, anche perché molti genitori lamentano il fatto di non riuscire, per esempio, ad essere naturali, no? Per cui mi dicono, ma avvocato, ma questo mi guarda, questo mi riprende, insomma, ecco, vengono evidenziate comunque, giustamente, devo dire, comprensibilmente, delle limitazioni di quella che è l'osservazione in spazio neutro. E forse una delle motivazioni che ci porta spesso e volentieri a ricorrere alla consulenza tecnica è anche questa, perché uno spazio neutro difficilmente riesce ad entrare in profondità e a valutare il legame, quindi valutare il legame ma anche in una condizione di, diciamo, di resistenza nel tempo, no? Quindi profondità e resistenza nel tempo. E quindi ecco un'altra criticità del procedimento di adottabilità. Milano, d'altra parte, è stata abbastanza, come dire, consueta ormai a ricorrere alle consulenze tecniche già in primo grado, perché nella maggior parte dei procedimenti di adottabilità nei quali non è stata prevista disposta una consulenza tecnica, poi l'hanno disposta in corte d'appello, quindi nel grado di impugnazione. Allora capite che avere una sentenza di adottabilità immediatamente esecutiva, che però viene impugnata e a volte magari viene richiesta anche la sospensione dell'esecutività, sono tutte, diciamo, delle motivazioni per le quali questi minori, magari non inseriti in affido ma inseriti nelle comunità, devono permanere in un tempo medio-lungo.
Quindi questo è effettivamente è un altro diciamo, punto un pochino problematico. E comunque la CTU, perché la CTU è indispensabile per noi curatori, oltre appunto che vediamo affiancare alle valutazioni degli assistenti sociali, degli psicologi, dei specialisti che seguono il nucleo, però per esempio sono abbastanza lunghe, per cui vanno da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 120, indicativamente nei casi più complessi. Può succedere di chiedere di vedersi richieste una o barra due proroghe. E quindi quando è così abbiamo consulenze tecniche che vanno avanti per magari 6 mesi. E a volte, permettetemi di rilevarlo, a volte può capitare che si debba magari anche riaprirle. Mi è capitato effettivamente a volte, discutendone con naturalmente i giudici, di rilevare che per esempio la CTU non ha sufficientemente motivato proprio la profondità del legame tra i genitori e il minore. Un altro punto per esempio che a volte viene un pochino sottovalutato è invece la capacità effettiva di essere risorse vicarianti, per esempio di parenti, magari di nonni o di zii. Allora questo è un altro aspetto molto importante. Abbiamo visto quelle 83 sentenze del 2020 di adottabilità. Una buona parte erano bambini che oltre ai genitori avevano comunque altre figure attorno a loro. Allora, queste figure sono state efficacemente e in profondità valutate? Lo devono essere, perché per legge noi curatori, ma anche il tribunale per primo, deve motivare una sentenza di adottabilità andando anche a analizzare per esempio l'assenza di figure vicarianti al posto dei genitori. A volte può succedere che magari la CTU ha solo in parte diciamo, approfondito questo aspetto, e quindi questo è un altro aspetto decisamente molto, molto importante. Un altro step indispensabile nei procedimenti di adottabilità è la convocazione dei genitori, perché ex articolo 12 in tutti i procedimenti di adottabilità i genitori devono essere convocati, per cui almeno una volta. Milano molto spesso li convoca anche due volte, è un momento molto importante la convocazione del genitore, per cui a volte vengono convocati nell'immediatezza dell'apertura e nei casi più complessi, prima di procedere a una sentenza di adottabilità, vengono convocati anche una seconda volta. Tutto questo naturalmente non può che essere segno di garanzia, perché tutti questi step richiedono effettivamente tempo, ma noi dobbiamo bilanciare due interessi, per cui è indubbio che nel momento in cui il bambino ha due esigenze e ti chiede io quanto tempo rimarrò, tu devi avere d'occhio due cose: uno, la velocità, ma l'altra parte il suo migliore interesse. Il suo migliore interesse qual è? Allora, posso introdurmi a questo punto? Io farei un'operazione. Prima di dare la parola a Riccardo, comincerei a parlare di qualche domanda. Stanno arrivando le domande. Sappiate che non è un'operazione facile ora quella di smistarle e rispondere, perché voi siete tantissimi. In questo momento siete più di 700 che ci state guardando, per cui le domande sono veramente molte. Alcune riguardano la ricerca. Una domanda mi dice dove è reperibile questa ricerca. È quello che diceva all'inizio, è reperibile la descrizione di questa ricerca in un libro che è l'attualità e prospettive dell'attaccamento, edito da Franco Angeli, che abbiamo curato io con Giorgio Rezzonico. Devo dire, la responsabilità più grande ce l'ha Giorgio Rezzonico, che è stato il vero motore motivante
di tutta l'operazione. Quindi la ricerca la trovate lì. Poi una domanda chiede, ma quei 2 anni a cui si fa riferimento sono 2 anni di vita del bambino o sono 2 anni di contatto con l'istituto, di inserimento nell'istituto? Allora, una precisazione, questa ricerca fa riferimento a una situazione molto particolare, che sono quegli orfanotrofi in Romania, quindi non la situazione da noi. Prende in esame dove i bambini perdevano la famiglia e venivano inseriti in orfanotrofio all'inizio della loro vita. Prende in esame bambini molto piccoli, cioè bambini che vanno dai 5 ai 31 mesi, per cui fino a quasi 3 anni, quindi sono bimbi piccoli. A me quello che piacerebbe però, oltre i dettagli della ricerca, è capire e derivarne delle indicazioni di ordine più generale che la ricerca dà e che gli autori del capitolo del libro chiariscono molto bene. L'istituzione provoca delle problematiche di sviluppo e le provoca quanto più il bambino è piccolo. Problematiche difficilmente recuperabili si creano in un'istituzionalizzazione come questa in bimbi che abbiano meno di 2 anni di età. Quello che vede la ricerca è che un miglioramento, il cercare di migliorare la qualità di questi orfanotrofi non riesce a raggiungere l'obiettivo che si può raggiungere con un buon affido o una buona adozione. Un bimbo ha bisogno di avere la propria famiglia che riconosce come contesto che gli offre cura, protezione, accettazione e conforto. Questo è uno dei principi. E questo ha a che fare anche purtroppo col problema del turnover che si era visto anche nelle situazioni di cui parlava Bulbi e che si vede anche in questo tipo di situazioni. I bimbi hanno la necessità di legarsi a una figura di attaccamento, soffrono il turnover, soffrono il fatto di non riuscire a individuare, come disse un mio paziente adulto, io di chi sono. E per finire questa prima sventagliata di risposte, segnalo una cosa che secondo me fa memorizzare bene un'affermazione dell'avvocato Di Nella, che viene ripresa anche in una domanda, che riguarda il fatto che i bambini chiedano: ma io quanto devo rimanere qui? E Bowlby e Robertson, che a un certo punto capirono, vi dicevo, dei filmati, che a volte per fare cultura era più forte un'immagine, come dicevano loro, che 1000 parole, capirono l'importanza dell'immagine della porta e del fatto che i bambini rivolgessero la loro attenzione frequentissimamente alla porta, che è l'ambito dal quale escono ed entrano delle persone. A questo punto un'ultima domanda precisissima però all'avvocato Di Nella che mi viene fatta, poi passo la parola a Riccardo Bertaccini, che è: ma i tempi di adottabilità partono dal momento in cui viene individuata la famiglia o da prima? Allora, i tempi di cui ho parlato sono i tempi dal momento in cui viene aperto un procedimento di adottabilità a tutela di un minore fino ad arrivare alla sentenza di adottabilità. Nel momento in cui abbiamo la sentenza di adottabilità, allora a quel punto il bimbo viene portato in abbinamento, quindi un giudice onorario e l'assistente sociale cominciano la ricerca delle quelle che sono le famiglie che hanno le caratteristiche, diciamo, più corrispondenti a quel bambino. Milano è abbastanza veloce, per cui normalmente in 2 mesi, adesso se il presidente è collegato io la prego anche di intervenire su questo punto, perché questo sarebbe molto importante poter essere precisi, però Milano indicativamente ha un tempo di 2 mesi nel trovare la famiglia. Nel momento in cui però si identifica la famiglia, parte l'anno di affido preadottivo, quindi per legge noi abbiamo un anno di affido preadottivo al termine del quale viene proprio emessa la sentenza di adozione.
Ok, grazie, grazie Avvocato Di Nella, e ora passo la parola a Riccardo Bertaccini. Stimoli ne hai avuti tanti. Sì, un sacco, infatti intanto ringrazio anch'io gli organizzatori, Saverio e Ruberti per l'occasione, l'Avvocato Di Nella per la collaborazione e tutto insomma, l'impianto organizzativo. Ma allora, il mio compito è un po' quello di cercare di dare una... inquadramento e una riflessione proprio più legata proprio alla teoria dell'attaccamento in termini di utilità e di costruzione di questi legami, di come appunto la teoria dell'attaccamento ci può aiutare a mettere in atto processi virtuosi di recupero e di potenziamento del benessere di questi bimbi, che questa ricerca insomma ci formalizza come necessità molto veloce, quella di una tempestività dell'intervento, soprattutto perché permette quindi di poter riparare, no, a quelli che possono essere i danni che la grande maggioranza dei bambini, dei ragazzini che vengono istituzionalizzati subisce, che è fondamentalmente quella legata a una trascuratezza o comunque a una non regolarità della presa di cura e della reciprocità. La teoria dell'attaccamento è una teoria da un certo punto di vista molto affascinante, molto complessa, ma che parte da un principio molto semplice, che è quello che, come già abbiamo un po' accennato, ma mi serve riprenderlo perché credo che sia il punto cardine, che c'è una spinta biologica nel bambino a legarsi. Cioè il bambino ha bisogno ed è motivato biologicamente a costruire legami, e questo pone già l'interrogativo istituzionale, sociale, culturale, no? In cui un sistema deve poter garantire la possibilità di poter rendere operativo questa spinta motivazionale, questo bisogno primario e biologicamente innato nel migliore dei modi possibile, no? Il fatto di avere un sistema motivazionale che mi porta a legarmi a qualcuno, perché questo mi permette di poter crescere, detta in maniera molto semplice, e quindi di poter esprimere la mia personale individualità, va ben oltre un semplice, chiamiamolo così, diritto, no? Ma è proprio la rappresentazione di un'essenza. Mi piace molto, no, quello che Robertson pone come titolo e anche un po' come provocazione di questa istituzionalizzazione impersonale, perché quello che questi bambini vivono è proprio il rischio di non essere visti, pensati e trattati o concettualizzati come persone, no? La teoria dell'attaccamento invece ci pone una mappa concettuale e una mappa di lavoro e di comprensione dello sviluppo individuale umano, non solo legato allo sviluppo affettivo, cioè quindi a dei legami diretti, ma proprio a come nei legami le persone crescono, evolvono e si strutturano. Ormai la ricerca psicologica e sociale ci dice che siamo animali sociali, siamo esseri interpersonali, le neuroscienze ci portano anche questo come dato, e siamo fatti per stare con, e di conseguenza se non abbiamo questa possibilità esclusiva, specifica, di una specificità di legami, sicuramente questo ha un grosso impatto sulla nostra possibilità evolutiva. I numeri che diceva prima l'avvocato, io li conoscevo, ma risentirli sempre dire e ricordare è un dato importante, cioè, drammatico da un certo punto di vista, un'emergenza che credo che non possa lasciare nessuno di noi così fermo. Il fatto che ci siano circa 30.000 bambini, diciamo così, che vivono una condizione sospesa. Perché se la linea, diciamo così, di sviluppo migliore è quella di un'esclusività, di una reciprocità esclusiva e di una serie di legami assolutamente definiti nello spazio e nel tempo per continuità e sintonia e armonia, bambini che vivono situazioni istituzionalizzate, dalle più leggere alle più articolate, no? Perché le diverse tipologie di comunità, per numeri, anche l'affido stesso è una condizione temporanea per definizione, no? Pone il fatto che i bambini vivono esperienze di sospensione interpersonale e di conseguenza di sospensione di potenzialità di esprimere il proprio potenziale evolutivo. Quindi questo pone il problema della rete, della tempestività, di un sistema che deve farsi carico di questo, che è un principio direi proprio inevitabile, no?
se guardiamo nello specifico, no, il tema della nostra chiacchierata di stasera, sulla adozione, affido, o comunque genitori o famiglie che vanno a porsi in una posizione di essere un'occasione riparativa per questi bambini, un'occasione anche di possibilità, no, di poter ripartire, al di là della tempestività, che è chiaramente un elemento su cui bisogna sempre fare leva. Però sappiamo che questo a volte non è possibile per le cose che un po' ci ha detto l'avvocato, ma anche perché spesso abbiamo bambini che entrano dentro il circuito della tutela a differenti età, no? E quindi anche la oltre una tempestività di periodi sensibili, sicuramente riuscire a collocare un bambino entro 2 anni di vita è sicuramente una possibilità di poter arrivare a goal, diciamo così, con più possibilità. Bambini più grandi chiaramente hanno magari tempi e possibilità di modulazione differenti. Sicuramente diciamo che le famiglie che hanno bisogno di essere coinvolte e si coinvolgono in questi processi sono famiglie che, come diceva anche il dottor Ruberti all'inizio, devono saper interfacciarsi con una infanzia che solitamente viene definita ferita, o comunque con un'infanzia che ha alle sue spalle un itinerario di sviluppo da qualche parte manchevoli, o da qualche parte comunque frammentari. Possiamo avere bambini appunto che provengono da itinerari di trascuratezza o da itinerari anche a volte più ad alta intensità emotiva negativa, se non addirittura di maltrattamento o addirittura abuso. Sicuramente da itinerari che nella teoria dell'attaccamento si chiamano insicuri, no? Dove l'insicurezza sta proprio nel fatto di non aver potuto percepire, vivere quella dimensione di esclusività, di reciprocità e soprattutto di continuità. Un elemento che deve essere assolutamente preservato all'interno di questi processi riparativi, diciamo così, è sicuramente il fatto di poter riuscire a garantire continuità. Il legame, oltre ad essere un legame che ha bisogno di un'intensità emotiva e di una sintonizzazione emotiva adeguata, ha sicuramente bisogno di una, come posso dire, articolarsi in uno spazio nel tempo in maniera continuativa, in maniera prevedibile. Gli studi di Boldi ci dicono, no, che quello che rende sicuramente più probabile una maggior sicurezza dell'attaccamento è il fatto che io so quando e come ho dei riferimenti, che io apprendo nello stare con una ciclicità, una ricorsività, un'abitudinarietà interpersonale e ambientale, contestuale. Quindi non parliamo solo di un rapporto bambino-adulto, ma anche di bambino-adulto, adulti, genitori, dentro un contesto, che può essere una casa famiglia, una comunità, a seconda anche della fase in cui siamo, ma che deve garantire sicuramente una dimensione di ricorsività. I bambini sono dei soggetti molto abitudinari. I bambini che hanno la fortuna di nascere e di crescere in famiglie stabili e hanno comunque al loro interno una loro normotipicità dello sviluppo, sono bambini che crescono grazie alla costruzione di rituali, alla costruzione di regole, di ripetitività, che danno loro il senso di stabilità e di poter, se il mondo è stabile, io posso permettermi di dedicarmi a quello che devo fare, cioè quello che la mia età mi richiede di mettere in campo dal punto di vista delle competenze, degli interessi, se mi devo preoccupare anche di dove mangerò, dove sarò, dove dormirò, banalmente, è inevitabile che io sarò più preoccupato di questo che di poter fare il bambino e di poter dare un'espressione della mia persona. Quindi sicuramente, no, un primo elemento è quello della capacità di poter garantire continuità. La continuità non è solo affettiva, è anche nello spazio e nel tempo. E questo credo che sia anche quello che spesso nella legge, no, che tutela anche la dimensione dell'adozione e dell'affido, anche il fattore età, no? Il fattore del rapporto dell'età fra il bambino e la possibile coppia è un elemento anche di riflessione, di adeguatezza genitoriale, dipendendo dal contesto, no? Sicuramente, voglio dire, l'altro aspetto importante è anche tenere presente che questi bambini spesso arrivano con un'età cronologica che non è la loro età maturativa, che non è la loro età psicologica. La teoria dell'attaccamento ci dice anche che bambini che provengono da itinerari insicuri hanno sicuramente dovuto fare molti compromessi evolutivi. Hanno dovuto o anticipare delle competenze per poter fare un po' da soli, cavarsela, o hanno dovuto invece tirare molto il freno a mano.
perché magari non ricevevano gli stimoli, hanno vissuto in contesti magari a bassa stimolazione, quindi non hanno mai potuto sperimentare, fare certi tipi di esperienze, quindi anche fare esperienza di sé in certi contesti. Quindi sicuramente anche le famiglie che li devono accogliere, e gli adulti in generale che si occupano di questi bambini feriti, devono essere capaci di non aspettarsi un bambino standard, passatemi il termine, di 2, 3, 4, 5 anni. No? Sicuramente un buon avvio di un processo riparativo non è basato su processi categoriali in cui io mi aspetto che a 5 anni tu devi saper fare questo, o a 4 anni devi avere già raggiunto quel tipo di competenza di maturazione o di capacità. Perché i bambini che provengono da itinerari insicuri sicuramente sono meno in linea con un concetto che Vygotsky ci ha spiegato tanto bene, che molti psicologi dell'età evolutiva conoscono, che è quello di zona di sviluppo prossimale. Cioè ogni età ha le sue competenze,